E-Gay Sports. It's in the gay. E ciao a tutti ragazzi, sono Adri, bentornati sul mio canale. E come tutti sapete, tra poco arriverà il peggior momento dell'anno, quello in cui esce il nuovo FIFA. So già, senza che me lo diciate voi, che lo prenderemo, faremo l'unpacking, lo proveremo subito in live e dopo 10 minuti, anche se siamo su PS5, dirò che è un gioco di merda, perché tanto ormai tutti gli anni va a finire così. Però, girando su Instagram, ho visto che sono usciti i ratings. Allora, diciamo che ho visto e non ho visto. Diciamo che ho preferito non vedere, anche perché sicuramente ci saranno delle cagate pazzesche. E poi anche perché da tempo che voglio fare questo video, non volevo assolutamente spoilerarmi niente. Quindi direi ragazzi di andare a cercarci gli overall di FIFA 22 e vedere cosa ne pensa la EA Sports quest'anno. E intanto benvenuti nel mio nuovo studio. Stavolta spero e penso sarà quello definitivo, se Dio vuole. Ratings FIFA 22. Beh, io partirei dal Milan. Giroud non ci sta, mio figlio è più veloce. Si parte bene. Ah, fantastico, qua non ci dicono un cazzo. Siete pronti? Allora, partiamo dall'ultima fila. Castiglieco 77, Selemakers 76, Conti 76. Qua non ho niente da dire. Castiglieco peccato ragazzi, perché Castiglieco a FIFA 19 era un 79. Non una cima, ma più che altro aveva una cosa come 92-93 di velocità. Era qualcosa di esplosivo. E adesso l'hanno downgradato più che altro su quella caratteristica lì. Poi che sia un giocatore scarso, su questo non ci piove. Andiamo alla fila sopra. Calabria 78, Tonali 77, Leao 77, Tatarusano 77. Allora, Calabria stava a 76 a FIFA 21, l'hanno upgradato a 78 e ci può stare, io gli avrei dato anche volendo un 79 tattico, però va bene. Tonali 77, stava a 75 se non vado errato, 75-76, ma dove stava Tonali base? FUT 21 Tonali stava 77. E quindi niente, non è cambiato. In effetti la sua stagione, quella dell'anno scorso, non è stata così brillantissima. E penso che questa cosa la sappiamo tutti. Ma se gioca tutto l'anno come ha giocato questa prima parte di campionato, secondo me può finire la stagione con almeno 79. Leao da 74 a 77 è un giocatore che a me sinceramente fa cacare. Voi chi mi segue lo sa. L'upgrade c'è perché nel suo piccolo, nel suo essere secondo me un giocatore molto mediocre, il passo in avanti rispetto al campionato precedente l'ha fatto. Quindi secondo me è un upgrade giusto, assolutamente. Però rimane un giocatore che secondo me, se lo mandano via, è festa nazionale. Tatarusano 77, lui portiere stra mediocre, però potere riserva ci importa assai. Arriviamo alla fine della prima parte. Giroud 79, Bakayoko 79, Diaz 78. Allora parto proprio dall'ultimo. Diaz stava a 74 a FIFA 21, l'hanno migliorato a 78 e comunque secondo me, guardando l'ultima parte di campionato scorso e la prima di quest'anno, questo upgrade secondo me se lo è meritato tutto, perché Brahim Diaz è un Çalhanoğlu un pochino meno esperto, però più costante. Quindi secondo me, quando Brahim Diaz raggiungerà l'esperienza di Çalhanoğlu, non dico neanche sarà forte quanto Çalhanoğlu, perché quando vuole sa essere il doppio più forte di Çalhanoğlu, però quando riuscirà a essere costante, secondo me Brahim Diaz non avrà problemi. Anche perché comunque, se guardiamo le cose al netto, Brahim Diaz sta a 78, ma 21, Çalhanoğlu stava 80, quindi siamo molto lì e quindi il mio discorso non fa una piega. Bakayoko 79, non ha avuto un campionato felice a Napoli, quando era al Milan 3 anni fa mi pare fosse 80, ero vado a cercarlo, ma credo fosse 80, sì, 80 qua 82, ci sta che questo sia di fine stagione, comunque sia sì, secondo me 79 è giusto. 79, giustino per Giroud. Giroud secondo me ragazzi, non dico tantissimo, almeno 80-81 potevano farlo. A parte male il fatto che è un giocatore che a me personalmente non piace tantissimo, e voi lo sapete, ho fatto anche un video quest'estate a riguardo. Però Giroud più che altro ha aiutato tanto il Chelsea l'anno scorso, ma non perché è un giocatore da 80-81, ma perché semplicemente stava già a 79 l'anno scorso, potevano farglielo fare quel saltino. Andiamo su. Florenzi 81, Bennacer 80, Tomori 79. Tomori va da 76 a 79 ed è un upgrade secondo me giustissimo. Secondo me Tomori
a 81-82 ci può arrivare, magari non ora. Tomori, secondo me, continuando così a stagione, secondo me 81-82 ci arriva, eppure li supera. Bennacer ha fatto un bel salto, da 75, 76 a 80. Bennacer, prima di spaccarsi tutto, ha fatto un campionato che secondo me, palapiede, era uno dei migliori centrocampisti sicuramente dai primi due del campionato. L'inizio che ha avuto in stagione l'ha avuto abbastanza positivo, speriamo torni così e magari possa avere un ulteriore upgrade il prossimo anno. Florenzi 81, Florenzi non so quanto stesse a FIFA 21, stava... Vabbè, qua c'è il 91 la carta speciale. FIFA 19 stava 83. Ok, si stava 81, non è stato né upgradato né downgradato. Comunque sia, ha fatto una stagione da titolare al PSG, è stato campione d'Europa. Non dico portarlo 82 perché portarlo 82 lo porteresti a 2 sotto Cuadrado l'anno scorso e a mio avviso mi pare un po' troppo. Però, secondo me, è giusto così. Allora, arriviamo quasi all'elite. Rebic 82, Romagnoli 82, Chiesa 83, Ibrahimovic 84. Rebic è stato... scostante l'anno scorso e lo sappiamo, però quando era in vena devastante, ha risolto delle partite che Leao ad esempio non risolve. 82 di over, 86 di velocità, gliel'hanno abbassata perché stava a 93 prima. Io più che altro, ecco, qua c'è una piccola nota, avrei un pochino alzato la velocità e avrei abbassato l'over, magari portarlo a 80-81 che comunque è onesto e magari dagli 90-91 di velocità, ma va bene. Romagnoli downgradato e tra l'altro non è neanche più giocatore raro, stava 84, sta 82 e non ha avuto un campionato felicissimo l'anno scorso Romagnoli, lo sappiamo tutti, ha commesso tante cappelle nella prima parte di stagione e poi è arrivato Tomori e bene o male Romagnoli ha giocato quel poco che bastasse per non far affondare la barca. Upgrade che invece va al compagno di reparto, che va a Kier 83. Kier stava 81 a FIFA 21. 83 è buono, ovviamente non bisogna esagerare, però secondo me per come gioca, non considerando l'età, 84, ci poteva anche arrivare 84-85, ci si accontenta, però magari facesse un altro anno come l'anno scorso, secondo me 84 e prossimo anno Kier ce lo portano assolutamente, guardate ragazzi ci metto la firma. Ibra 84, beh che dire, 40 anni e 16 gol in campionato, Ibra ragazzi era un mostro, è arrivato al Milan era 81 mi pare, l'hanno dovuto subito upgradare a 82, poi l'anno scorso è partito 82, è finito 83, quest'anno comincia 84, cioè sta facendo il percorso di un giovane, ci rendiamo conto. Ibra va per i 40, li tocca tra due settimane e sta facendo i progressi di un giovane. Ci sono giovani e sicuramente li vedremo nei prossimi ratings che non stanno facendo il percorso di Ibra FIFA per FIFA, cioè è incredibile. Arriviamo ai tre più forti e ovviamente li abbiamo nominati tutti, Teo Hernandez che sì e Mike Maignan, Magic Mike. Allora Teo 84, sì ci sta, sì 84 ci sta non solo perché è il terzino sinistro più forte della Serie A, ma è il terzino più forte della Serie A, cioè non spariamo stronzate, Teo è il miglior terzino della Serie A. E non lo dico perché sono di parte, ma perché lo è. Ha avuto partite l'anno scorso dove ha giocato per gli avversari. Mi viene in mente il Napoli, mi viene in mente l'Udinese. Però nelle partite in cui era in vena, l'84 si aumenta tutto. 84 che si aumenta, che sì fa un salto che è enorme, da 80 a 84. A FIFA 20 che sì stava a 77. Da 77 a 84, più 7 in due anni. Continuando così, che sì secondo me 85-86 ci arriva il prossimo anno. Giocatore incredibile, con sempre 87 di fisico. Gli hanno aumentato la velocità a 78, che è giusto. Dribbling a 80. Magic Mike 84, non so darvi un'opinione perché io Maignan l'ho visto solo in azione contro il Milan quando ci ha distrutto con Lille. Non abbiamo tirato un porta, mi ha tirato un porta una volta solo al ritorno, abbiamo fatto un gol e quindi non saprei veramente valutarvi Magic Mike. A questo punto direi di guardare l'Inter, la seconda squadra di Milano. Allora partiamo dai bassi fondi. Ok, siccome ci stanno scritti sotto qua io non posso andare riga per riga come sono andato col Milan. Allora partiamo dai peggiori. Perisic 81, Dumfries 82, Eriksen 82, Çalhanoğlu 82. Çalhanoğlu che fa un miglioramento da 80-82. Io l'avrei fatto da 80-81, ma non perché sta all'Inter, ma perché come disse a fine campionato Çalhanoğlu è l'unico che del campionato scorso boccio pienamente. Queste sono scelte di FIFA, sono scelte sue andare ad altra squadra di Milano, cazzi suoi, però comunque sia mi sembra un pochino esagerato. Eriksen 82, purtroppo nonostante tutto si becca il downgrade, ma non per il fatto che conosciamo tutti, ma perché Conte l'ha fatto giocare le ultime 10 partite e ha mostrato comunque il suo valore, se no se era per Conte adesso stava ancora più giù. Dumfries 82 non lo conosco, va visto. Perisic, qui Perisic mi pongo due domande. Come cazzo si fa a migliorare Perisic da 78 a 81? Avendo fatto una stagione da riserva. Giocava Young al suo posto, raga. Ogni tanto lui, ogni tanto Young. Ma comunque, secondo me,
mi pare veramente spropositata questa scelta di portare Perisic 81. Dzeko 83, 90 anni che 83 Dzeko. Brozovic 84, era 85 mi pare l'abbiano calato, se non vado errato correggetemi tristi. Barella 84 ci sta, Barella 84 come che sì, c'ha più dribbling, c'ha meno fisico, stessa velocità, un po' meno di tiro, un po' di più di passaggio. Giocatori che si competono, cioè secondo me se a inizio foot, inizio fa due carte oro rare, che sì, è Barella, c'è cioè un centrocampo 85 De Vrij, 85 Lautaro Martinez, 86 Handanovic, 86 Skriniar. Io qui avrei fatto diversamente. Skriniar sì, 86 ci sta. Io avrei fatto 84-85 Handanovic e avrei dato 86 Lautaro Martinez e 86 De Vrij. A essere sinceri, scelte di FIFA, però secondo me Handanovic ha fatto la peggior stagione da quando è all'Inter e l'hanno downgradato solo di 2. È vero, non puoi downgradare un giocatore di 5 dopo che vince un campionato e è il portiere della miglior difesa del campionato, siamo d'accordo, però secondo me Handanovic è responsabile di almeno la metà dei gol che l'Inter ha preso l'anno scorso, quindi downgradino l'avrei fatto. Allora, De Marco 76, onesto, per cominciare va bene, ma sicuramente finirà la stagione con un overall più alto. E qua Gagliardini, come puoi mettermi Gagliardini al pari di Tonali? A FIFA 21 Gagliardini stava a 78, l'hanno downgradato a 77, ma non lo puoi mettere a pari di Tonali. Io non esageriamo, ma secondo me 75-76 andava bene. Coro 78 non ha giocato un cazzo, Vecino pure. Darmian 78, per me si poteva anche arrivare a 79 perché ha tolto molti ragni dal buco per l'Inter. E magari ecco, dare 78 D'Ambrosio e 79 Darmian sarebbe stato più giusto. 80 Sanchez è giusto, 80 Sensi. 80 Sensi su quale base? 80 Sensi che ha giocato 5 partite l'anno scorso. Cioè Sensi stava 77-78, hanno upgradato 80, è stato continuamente rotto. Allora, se dobbiamo upgradare i giocatori perché si rompono, i miei dovrebbero essere tutti 93-94, perché sennò non si spiega. Mi pare molto esagerato come Sensi. Ecco, piuttosto che dare 80 Sensi, dagli 78 e quel 2 dalla Bastoni, portami Bastoni 82, che qua avrebbe più logica. Anche Vidal 81, troppo secondo me, perché stava 82 e forse è lui il peggiore. Vidal ragazzi è da 79-80. A essere sinceri. Vabbè, Correa 81 ci sta. Finiamo con l'Inter, andiamo ai campioni d'Europa. Partiamo dal basso. Cialoba 73, Sar 74, Loftus-Cheek 75, sono dove 77, Barca 78, non so 79. Che è Parizza Valaga 79, poveraccio ragazzi, stavo 84 sto qua. Christensen 80, Reece James 81, meritatissimo ragazzi, questo ragazzo sta facendo Penelo questo ragazzo, fa disfasso piacere. Chilwell 82, Pulisic 82, Spiliqueta 83 ragazzi, Spiliqueta non muore mai, eterno. Saúñiguez che arriva dall'Atletico Madrid con 82, stava 84 lui, downgradato. Rudiger 83, Kovacic 83, Mendy 83. Mendy secondo me poteva anche arrivare 84-85, perché sono sicuro che quando andremo a vedere la top 100 ci saranno portieri che hanno un overall che è esagerato. Lasciando stare Handanovic, sono sicuro che ci sono due portieri e vi faccio già il nome di Ter Stegen e Neuer che sono stati sopravvalutati in maniera incredibile. E ragazzi, giuro, non ho visto niente, ma tanto ogni anno Ter Stegen e Neuer sono dei portieri che valgono per 10 pullman davanti alla porta. Vabbè, poi arrivano Pop e Arola del caso, ma io parlo di rating di overall, perché in effetti Pop da battere in carriera non è così difficile. Allora, Mason Mount 83, Ziyech 84 downgrado perché era 85, Werner 84, Havertz 84. Anche Werner non ha avuto una stagione felicissima, vaffanculo la pubblicità. 84 giusto, magari anche 83. Arriviamo al top, Thiago Silva 85, Jorginho 85, Lukaku 88, Kanté 90. Thiago Silva, beh ragazzi, eterno anche lui, è un po' libero della situazione. Thiago Silva col PSG aveva avuto dei problemi, dato che ha vinto in Europa. Meritatissimo Jorginho, ha diretto per un europeo intero e una Champions League intera, anche da rigorista, il centrocampo del Chelsea e dell'Italia. Secondo me Jorginho anche 87-87, non è patriottismo, ci potevamo arrivare, però scelte della EA, per me Jorginho, ripeto, merita un pochino di più. Lukaku 88, per me Lukaku poteva essere anche tranquillamente 89-90, perché il 95% del lavoro dell'Inter l'ha fatto lui, davanti, l'anno scorso. Ha risolto partite che Lautaro Martinez secondo me non avrebbe risolto il suo posto assolutamente, e che Dzeko non risolverebbe. Quindi secondo me anche a 90 potevano portarcelo. Kanté ragazzi non è una nostra novità, e 90 è più che giusto. Andiamo al Real Madrid. Vabbè ragazzi, sono così tante le squadre che potremmo stare qua per due giorni interi. Ok ragazzi, partiamo da quelli più scarsi. Vallejo 75, Mariano 75, Lunin 74, Dani Ceballos 77. Lunin ci ha fatto bestemmiare anche l'anima
di chi popola inferi e paradisi. Hanno fatto un'edizione speciale di Lunin che non sta né in cielo né in terra, parava di tutto. E ci ha portato all'esaurimento nervoso come tanti giocatori che giocano al Real Madrid. Camavinga 78, Jovic 79, Rodrigo 79, Vinicius Junior 80, Marcelo 80. Marcelo, ragazzi, che 3 FIFA fa stava 87-88. Nacho Fernandez 81, Lucas Vasquez 81, Isco 82, Bale 82. Bale, nonostante al Tottenham abbia fatto una stagione degna di nota, sta a 82, l'hanno downgradato di 1. Quindi in sostanza Bale vale quanto Rebic. Andiamo a quelli un pochino più spicy. Eder Militao 82, Marcos Asensio 83, Mendy 83. Io, ragazzi, so già che quando aprirò FIFA il primo giorno, ovvero 1 ottobre, e faremo una live su Twitch, seguitemi, su Foot, so già che vedrò squadre piene zeppe di Mendy. Ogni avversario Mendy, 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 Mendy. Lo so già, ragazzi, che succederà, lo so già. Con 92 di velocità parla da solo. 83 anche per Valverde, 84 per Alaba, giocatore che ha l'età di mio nonno. 85 Hazard, che non ha avuto una stagione felicissima, secondo me si poteva downgradare ulteriormente, però è il nome Hazard e non si può toccare. Carvajal 85, Modric 87, che perde perché Modric era 90 e più qualche FIFA fa. 88 Kroos, 89 Casemiro, 89 Benzema, 89 Courtois. 89 Benzema è giustissimo, perché Benzema stava 86, ha giocato da solo. Perché Benzema, ragazzi, il campionato scorso era l'unico del Real Madrid che riusciva soprattutto a buttarla in porta. E sicuramente, ragazzi, mi spingo un pochino più là, a 90 potevamo arrivarci. 89 per Casemiro mi pare un pochino esageratello. Vediamo la Juventus. Ok, Ken 79. Ken mi pare stesse a 74? Sì, stava a 74 edizione speciale. Esattamente così, ragazzi. Quindi ha ricevuto un upgrade, anche perché noi diamo e scherziamo, ma Ken ha fatto più gol di Icardi, eh? Kulusevski 81. Stava a 77, Kulusevski, ragazzi, che per carità ha fatto 3-4 gol l'anno scorso, ma a mio personale e modesto parere mi pare un po' troppo. Kulusevski rischia di essere quel tipo di giocatore che non sboccia. Anche adesso lo stiamo vedendo che non è incisivo in queste prime di campionato. Danilo 81, onesto. Rabiot 81, sì, raga, smettetelo di insultare Rabiot 81, è giustissimo. Locatelli 82, Morata 83, Alexandro 83. Allora, Locatelli 82, sì, anche perché ha fatto una stagione col Sassuolo che se la ricorderà finché campa. Morata 83, upgradato perché ha fatto una valanga di gol in Champions contro la Lupa Roma e la Lodigiani. In campionato ha fatto piuttosto pena, però hanno deciso di upgradarlo. Rimane comunque un giocatore che è inutilizzabile. Cazzi loro. Alexandro 83 continua a diminuire. Alexandro, ragazzi, era il mio pallino a FIFA 19. Per chi mi seguiva a quel tempo, ragazzi, io ho tenuto Alexandro tutta la stagione terzino sinistro, perché era devastante. 86, non è uno velocissimo, non è né difensivo né offensivo a FIFA. È uno che comunque, quando è chiamato a fare il suo dovere, lo fa. Quadrato downgradato da 84 a 83. Questa non la capisco, ragazzi. Ecco. Downgradami Morata. Portami Morata a 82 e portami Quadrato a 84. Anzi, ma downgradami Morata a 81 e portami Quadrato a 85, ragazzi. Ha fatto 20 assist l'anno scorso, Quadrato. Cioè, non so se è chiaro. 20 assist. E come premio lo downgradi di 1. Ci vuole del coraggio, ragazzi, veramente. Lo riporti sostanzialmente ai livelli di FIFA 19 quando stava attaccante destro. E tutto questo non ho ancora visto Bentancur. Chiesa 83, anche 84-85. De Ligt 85, io avrei fatto 84, anche 83. Non è titolare, a meno che non si rompa Chiellini o Bonucci. Però De Ligt, parliamoci chiaramente, amici juventini, non è neanche lontano parente del De Ligt dell'Ajax. Poi magari Allegri trova il modo di farlo crescere, cose varie, diventa fortissimo, al tempo, alle caratteristiche, al fisico per farlo. Ma secondo me non downgradare De Ligt per me è un errore. Bonucci 85, difensore lo conosciamo, mediocrissimo. E io personalmente avrei anche downgradato 83-84 anche lui, perché ragazzi, senza Chiellini è tutt'altro giocatore. L'abbiamo visto per esempio contro la Fiorentina, che quando hanno perso 3-0 in casa ne ha sbagliato una dietro l'altra. Chiellini 87, io l'avrei dato anche 88, perché ragazzi, regge tutte le difese da solo, c'è la baracca. Quando sta in piedi grazie a quest'uomo. E quest'uomo, ragazzi, è incredibile. Ha vinto l'Europeo comandando un'intera difesa. C'è tanto di cappello a Chiellini. Pur quanto mi sia sui coglioni come persona, su questo aspetto non si può dire veramente niente. Dybala 87, io non capisco cosa aspettino. Vabbè, tanto ormai gli ultimi due li avete visti. Dybala 87, Szczęsny pure. Io non capisco cosa aspettino da guardare Dybala. Dybala l'anno scorso ha fatto una stagione che è penosa. Talmente penosa che non sono riusciti a venderlo, perché era da vendere
la società lo voleva vendere, non sono riusciti a venderlo. E quindi anni che Dybala sta tra l'89 e l'88 l'hanno portato a 87, ma secondo me Dybala più di 85 per quel che ha fatto vedere nell'ultimo paio d'anni, io personalmente non gli darei. Chesney invece secondo me 87 se lo merita, a parte tutta la rabbia che i tifosi juventini possono avere prezzo di lui, e fossi juventino, cosa che non sarò mai, sei d'accordo con loro, però Chesney ragazzi è un portiere secondo me forte. Cioè noi sfidi, si scherza, si fanno i video, ci si sfotte, ma secondo me Chesney è un portiere fortissimo. E per quello che ha fatto l'anno scorso, che gli ha salvato il culo alla Juventus diverse volte, 87 è giustissimo per lui. Andiamo ai ratings allora della nazionale a questo punto. Allora, 89 Gigi Donnarumma. Ruolo del culo, ma è vero. 87 Verratti, 87 Immobile, 86 Chiellini. Però qua non corrisponde, perché Chiellini deve essere 87. Qua sta 86, dove sta la verità? 85 Giorginio Bonucci, 84 Barella, 82 Berardi, 81 Belotti, 80 Bastoni. Poi tutti gli altri ragazzi sono da vedere. Chiesa sappiamo già che è 83. Benadeschi non lo sappiamo. Locatelli sappiamo già che è 82. E Florenzi sappiamo già che sarà 81. Belotti secondo me è 81 esagerato. Belotti secondo me è un 79. Belotti secondo me è un attaccante mediocrissimo. Ed è un attaccante da Torino, cioè della serie al Torino, o fa gol lui o chi lo fa, perché dobbiamo essere chiari quando si dicono le cose. Per me il giorno che Belotti, tanto succederà, lascerà Torino, secondo me sarà nei guai a livello realizzativo. 82 per Berardi, che guadagna un upgrade, ci sta ragazzi, non è un fenomeno, anche dal nuovo overall che gli è andato si vede che non è un fenomeno, però secondo me questo upgrade è tutto che è meritato. Barella, Bonucci, Giorginio e Chiellini ne abbiamo già parlato. Immobile rimane dov'è. Oddio, Scarpa d'Oro, potevano anche portarlo 88 secondo me, forse non l'hanno upgradato perché hanno visto che l'europeo è stato l'attaccante penso con meno gol del torneo. Verratti 87, questa sì, ma forse perché gioca nel PSG, perché io a questo punto avrei dato 87 a Giorginio, 85 a Verratti, anzi 87 a Giorginio, 85 a Barella, 84 a Verratti, perché Verratti comunque rimane un fenomeno, ma un giocatore fortissimo, ma nel centrocampo dell'Italia europeo è stato quello che ha combinato, diciamo è stato il peggio meglio ecco a centrocampo. Però per esempio sappiamo che Locatelli ha giocato meglio di lui. 89 Donnarumma ha fatto una stagione con Milan devastante, il miglior portiere della Serie A, ma di gran lunga, rode il culo, ma è la verità. Andiamo ragazzi, è l'ultimo step di questa classifica e la andiamo a vedere tra i top 100 overall FIFA 22. Allora, la prendo da gol.com, che è il sito più attendibile. Tanto qua siamo in Serie A. Arnautovic 81. Tipo un giocatore che mi dà la Cina è tanto, eh. Belotti 81, Vinicius Junior 80, non so cosa cazzo c'entri. Joao Pedro 80. Io a Joao Pedro gli darei anche 82 perché trascina da solo il Cagliari. De Lofeo 79 ci sta. Ha avuto un buon inizio di campionato, ma alla fine dello scorso poteva fare meglio. Bellingham 79, un salto assurdo. Bellingham stava a 69, FIFA 21, una cosa del genere, ha fatto un upgrade incredibile. Barak 78 ci sta. Vlahovic, ecco, Vlahovic non esagerare, ma io 80 gli avrei dato. Camavinga 78, Pandev 74, Pandev che nonostante sia a fine carriera passa da 72 a 74, Mancuso 72, questa top 22. Allora Mané 89, stava a 90, giocatore comunque fondamentale, fortissimo. Ederson 89, Casemiro, Courtois, Alisson 89, Son 89 che non varia, quindi anche lì Kimmich 89, Pedison, Van Dijk 89, Benzema 89, Donnarumma 89, Salah 89. Come ho detto prima, avevo dato un pochino di più a Benzema. Salah che è passato da 90 a 89, però diciamo secondo me è una cosa preventiva, perché secondo me da guardare Salah per una stagione non andata proprio per il verso, da guardarlo troppo secondo me non è cosa buona e giusta. E ragazzi, qua arrivo a quello che ho detto prima. All'inizio vi ho detto, volete vedere che Ter Stegen e Neuer sono i portieri più forti? E ragazzi, dopo Oblak ci ho colto. Neuer, che portiere fortissimo, lasciamo stare anche l'età, che comunque un anno meno di Handanovic, però 90 ragazzi mi pare veramente troppo. Cioè non è che abbia fatto questa grande stagione l'anno scorso, mi sa che è stato pure upgradato. Ora questo non ne sono sicuro, ma 90 per Neuer ragazzi mi pare veramente veramente tanto. 90 per Kane sì, perché Kane ragazzi è il Tottenham. 91 per Oblak, questo è già più capibile. 91 per Neymar, 91 per Mbappé. Ecco, magari io metterei 90 Neymar, 92 Mbappé. Qui sì, Mbappé anche lì ce l'hanno tutti, sfruttano il 97 di velocità, ma chi non lo farebbe? De Bruyne 91, 91 Cristiano Ronaldo, 92 Lewandowski e 93 Messi. Per la prima volta in penso 10 anni Ronaldo non è più tra i primi due giocatori per overall. Diciamo che da una parte la motivazione di questo downgrade è stata soprattutto l'esperienza alla Juventus, di cui lui ne ha parlato veramente male. Ne ha parlato come periodo buio della sua carriera e voleva andare via già l'anno scorso. È restato, ha seminato il panico, ha fatto 30 gol in campionato. La Juventus
Juventus gli deve una cosa come 20-25 punti in classifica a quest'uomo. Però ovviamente sì, abbiamo visto Ronaldo molto meno determinante di quello che eravamo abituati a vedere, complice anche ovviamente il ruolo che ha all'interno di una squadra. Downgrade secondo me giustissimo, ciò non significa che non possa riprendersi, eh. Leva 92, Leva ragazzi, secondo me prima o poi il pallone d'oro se lo porta a casa. Arriverà quel santo giorno in cui Leva porterà a casa il pallone d'oro. Io sarò prima a battergli le mani, perché è un segno di uno che non molla mai, determinato, che vuole raggiungere il suo obiettivo. Secondo me Leva non si mette al pallone d'oro. Leva se lo è già meritato il pallone d'oro e non gli è stato dato. Messi 93 rimane il giocatore più forte del gioco, nonostante prima giocasse in una squadra veramente ridotta all'osso, messa malissimo. Anche qua c'è telegioco, però mi fa strano vedere un Messi comunque determinante e devastante messo tipo a 1-2 punti di overload sotto i Messi della MSN. Molto azzardata come scelta. Comunque, cosa abbiamo lasciato fuori? Allora, Haaland 88, giustissimo, forse anche 89, Ruben Dias 87, John Stones 83, Davis 92. Sono sbagliati ragazzi, Davis 82. Questa è la Premier League, cambia che c'è Bruno Fernandes 88. Sarei curioso di vedere se sarebbe 88 anche senza rigori. Un Robertson selvaggio 87, un Alexander Arnold selvaggissimo 87 pure lui. Non abbiamo altre informazioni, passo un attimo da goal.com per vedere se ha lasciato fuori qualcuno. E ho lasciato fuori parecchi. Vabbè, De Bruyne, Martinez, Rashford rimane 85, quindi sicuramente anche lì il mondo intero andrà a cercare di accaparrarsi Rashford, che all'inizio FIFA andrà a costare una cosa come 400.000 per un giocatore 85. Kyle Walker 85, Papu Gomez 85, comunque vive di rendita dall'Atalanta per almeno 3 o 4 FIFA prossimi. Aubameyang 85, stava 87 una volta, anche 89, ma l'Arsenal è l'ombra di se stesso. Sommer 85, forse premio anche per l'Europa che ha fatto, perché stava 84. Cavani 85, giustissimo. Gulaci pure, Gundogan anche, così come Royce sono poco d'accordo, perché mi avviso è un giocatore che è finito. Schmeichel 85 ci sta, Joao Cancelo 86, Coman 86, Vardy 86, mi sa che l'hanno upgradato. Koulibaly 86, giustissimo ragazzi, Koulibaly non lo discutiamo, è fortissimo. Rodri pareco 86, Insigne 86, Insigne ragazzi ha fatto 20 gol in campionato ed è un attaccante sinistro, anzi giocava come esterno. Non dico 88 ma 87 come una volta gli si poteva anche dare, però comunque è stato upgradato perché a FIFA 21 stava 85. Marez 86, Varane 86, hanno upgradato Varane. Quindi ragazzi preparatevi, cioè preparatevi di vedere difese Pop, Mendy, Varane e Van Dijk, perché adesso Varane e Van Dijk faranno anche intesa, non so se è chiara la cosa. Skriniar 86, Moreno 86, Busquets 86, Hummels 86, Castils 86, Marquinhos 87, beh sì ci sta, Di Maria pure, Keylor Navas 87, Frenkie de Jong 87, questa me lo dovete spiegare. Agüero downgradato a bestia ragazzi 87, Pogba upgradato da 86 a 87, eh sì, Sterling 88. Quindi ragazzi, questi sono i giocatori di FIFA 22. Abbiamo visto le modifiche dei giocatori rispetto a FIFA 21. Diciamo che sono d'accordo. Quest'anno mi trovano parzialmente d'accordo, perché io quando vidi gli overall di FIFA 21 a settembre scorso mi prese malissimo, perché erano degli overall che non stavano né in cielo né in terra. Qua sì, come vi ho detto, avrei fatto qualche upgrade di più e qualche downgrade di più, però bene o male il dislivello che c'è tra alcuni giocatori e altri viene mantenuto, viene comunque accostato molto di più alla realtà. Quindi ci sta benissimo portare a pari il livello Barella e Kessié, perché comunque l'anno scorso vediamo un Kessié 80, un Barella 82, quest'anno li vediamo tutti e due 84. Noi ragazzi ci vediamo per la reaction a Liverpool-Milan stasera su Twitch alle 21. E ragazzi, vi ringrazio per la visione di questo video, lasciate like e iscrivetevi al canale, mi raccomando. Grazie della visione ragazzi.